Ancora un 1-0, questa volta ai danni di una formazione jugoslava del Radnički che aveva eliminato il Napoli, ma il Radnički è riuscito a superare il turno perché all'andata aveva vinto per 2-0. Si sta giocando in Olanda e su un campo gelato, sta ancora nevicando. Il Feyenoord deve recuperare, come detto, lo 0-2. Riesce soltanto a segnare un gol, quello ottenuto da Nilsson, eccolo l'azione del gol che ora poi rivedremo anche da un'inquadratura effettuata da dietro la porta. Non è sufficiente questo gol naturalmente perché il Feyenoord aveva perso per 2-0, ma la squadra olandese continua a insistere all'attacco per cercare di raggiungere il punteggio almeno che gli consente di andare ai supplementari. Ci sarebbe quasi riuscito quando c'è un episodio in area di rigore che costringe l'arbitro sovietico che dirigeva l'incontro, era lo svedese Fredriksson che dirigeva l'incontro, a assegnare un calcio di rigore. Stiamo per arrivare al momento veramente decisivo di questa partita, è la chiave di questa partita. L'episodio che avviene di rigore non è molto limpido, anche perché, come vedete, il terreno gelato lascia sempre qualche dubbio sulla reale portata dei falli, sulla valutazione precisa degli interventi. Potrebbe essere scivolato, potrebbe essere stato invece realmente agganciato. Il giocatore Budding da Radoslavievic viene punito con un penalty, il fallo di Radoslavievic. C'è il calcio di rigore che Vermeulen batte contro il portiere Milenkovic. Intanto qui rivediamo ancora questa azione. Vedete che su questo lungo cross si sta quasi per creare una mischia nell'area di rigore. Prima c'è un giocatore olandese che qui chiaramente scivola, non c'è intervento irregolare. Poi subentra un compagno ed ecco l'intervento che decreta il calcio di rigore. Vermeulen contro Milenkovic. Milenkovic para il tiro non molto irresistibile e Milenkovic così non fa sicuramente rimpiangere Dragan Pantelic, portiere che fino all'anno scorso difendeva la porta del Radnički di Nisce. Pantelic in realtà più che parare i rigori era bravo a segnarli e adesso